La Valle Caudina ancora al centro della cronaca, ma soprattutto di controlli delle forze dell'ordine e di interventi delle istituzioni. Tra cui l'incontro voluto dal procuratore Roma qualche settimana fa con gli studenti di Cervinara dopo l'omicidio Zeppetelli del 19 febbraio scorso. Schiena dritta e cuore grande, il messaggio lanciato dal procuratore Di Avellino ai ragazzi, gli stessi che hanno partecipato alla Marcia per la Legalità. L'intervento di Don Ciotti, presidente e attivista di Libera, per tentare di sensibilizzare le comunità del territorio comuni lacerati dalle lotte tra clan che si contendono le piazze di Spaccio. E a proposito di droga, nelle prime ore della mattinata, dopo la chiusura delle indagini della Procura di Benevento, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montesarchio hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere e messa nei confronti di sette persone e domiciliari per altre tre. I reati contestati sono detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I presunti autori, tutti di età compresa tra i 21 e i 56 anni, cedevano crack, marijuana e hashish ai giovani assuntori, alcuni dei quali anche i minorenti provenienti prevalentemente dall'Interlanda della Valle Caudina. L'indagine è stata avviata nel 2020. Nel corso delle attività terminate a febbraio del 2021 sono state tratte in flagranza di reato quattro persone. 3 denunciati in stato di libertà e 24 segnalati come assuntori. Sono stati sequestrati inoltre 20 grammi di cocaina pura, 500 grammi di marijuana e 100 grammi di crack. Notevole il quantitativo di stupefacenti oggetto di cessione, sono altri 150 gli episodi in provvisoria contestazione. Nel corso dell'esecuzione presso l'abitazione di uno degli indagati, già destinatario della misura della custodia in carcere, sono stati rinvenuti 200 grammi di cocaina e due pistole clandestine una con matricola brasa e una modificata, oltre munizioni per tali delitti, si è proceduto anche ad arresto in flagranza.